bentrovati a questa sesta puntata di Cavalli On Live. Siamo Elena e Sergio della redazione nazionale WISP e siamo qui per questo penultimo appuntamento che ci porterà fino a Fiera Cavalli a novembre. La puntata di oggi verterà sul binomio uomo-cavallo, affrontando vari argomenti che esprimono a 360 gradi le caratteristiche e le potenzialità del legame profondo tra i due, sia nello sport che nelle attività equestri integrate. Il termine binomio, infatti, sta a indicare uno speciale rapporto di reciproca fiducia e rispetto che si instaura tra uomo e animale. Questa relazione che può venirsi a creare tra cavallo e cavaliere è caratterizzata da un forte affiatamento, un legame così unico da creare una sintonia emotiva. Vediamo il primo video che racconta proprio questo speciale rapporto. Binomio. È così che ci chiamano, è così che siamo. La somma di due monomi strettamente connessi. Un rapporto magico quasi, che si nutre dell'attenzione e della cura reciproca e che si esprime al suo meglio in un contesto naturale, dove tutto è pensato per custodire quest'intima connessione. In questo luogo c'è un campo dove a ogni passo il benessere del binomio è tutelato e protetto. È il campo di lavoro in gomma riciclata dai pneumatici fuori uso. Il campo in PFU si prende cura di cavallo e cavaliere. Non c'è dispersione di polvere, con un minore rischio di infiammazioni respiratorie per entrambi. Il fondo più elastico di quelli in sabbia facilita l'assetto naturale dell'andatura del cavallo, anche con patologie articolari, e consente una ripresa più veloce in caso di lievi infortuni. Un fondo morbido che attutisce anche le inevitabili cadute del cavaliere. Un campo che è anche un ottimo alleato di chi ci lavora ogni giorno. Due cuori che battono insieme. Adesso vedremo il video sul volteggio, disciplina che unisce cavallo e cavaliere e lega la ginnastica artistica e l'equitazione alla capacità di entrare in sintonia con il cavallo. Il volteggio è una disciplina equestre che consiste nell'eseguire esercizi ginnici su un cavallo al passo o al galoppo, in base alla categoria, con sottofondo musicale. Mentre il volteggiatore esegue il suo esercizio, il cavallo si muove in un circolo, il cui perno è costituito da un longeur. Il cavallo necessita di attrezzature particolari, ad esempio il pad e il fascione, che funge da appoggio per gran parte degli esercizi. È uno sport che unisce la ginnastica artistica e l'equitazione alla capacità di entrare in sintonia con il cavallo. È conosciuto soprattutto nei paesi dell'Europa settentrionale, in Germania, Austria e Francia. In Italia, invece, non è molto popolare, ma lo si pratica in diverse strutture. Nel volteggio in WISP, le squadre possono essere miste sia per età che composte da maschi e femmine. I componenti della squadra dovranno avere un ruolo sia nella parte a terra sia in quella a cavallo. Il campo di gara può essere con fondo di PFU, sabbia o in erba, indoor o outdoor. La prova consiste in una performance della durata da 5 a 10 minuti, che include un'esibizione di volteggio con una coreografia di costumi e delle performance a terra, ginnastica, danza o altro, senza l'uso del cavallo. La parte del volteggio prevede l'esecuzione di esercizi liberi al passo, con un minimo di un volteggiatore. Le entrate saranno con aiuto da terra. L'uso di attrezzi sul cavallo durante l'esecuzione del volteggio è ammessa, ma solo se si tratta di materiali leggeri, che non rechino danno o impedimento nei movimenti al cavallo e ai volteggiatori, in particolare in caso di cadute. La presenza senza l'uso del cavallo, la parte senza l'uso del cavallo, dovrà integrarsi con la parte di volteggio. Il giudice deve vedere un'assonanza tra le due parti e questo sarà un elemento della valutazione dell'artistico. Se la performance viene fatta con il cavallo fuori scena,
ci sarà una larga possibilità di azione. Viceversa, se il cavallo fa parte della scena, anche se non porterà dei volteggiatori, bisognerà valutare in primo luogo la sicurezza nella scelta di attrezzi e materiali eventualmente utilizzati. Nella performance verranno assegnate 5 votazioni: voto artistico, tecnico, voto cavallo, voto di impressione generale, voto per la coreografia e l'integrazione con il volteggio. La difficoltà non verrà valutata a nessun livello. Il voto di artistico riguarderà la varietà degli esercizi, l'equilibrata partecipazione dei componenti delle squadre, senza l'uso eccessivo di uno o due volteggiatori, la varietà degli esercizi in relazione al cavallo e alla direzione del movimento, l'uso equilibrato dello spazio utilizzato nel cavallo, il dorso, il collo, la groppa, le transizioni morbide e i movimenti in armonia con il cavallo, l'interpretazione della musica, l'espressività, l'abbigliamento e i movimenti in armonia con la musica, la creatività e l'originalità. Il voto tecnico riguarderà la tecnica meccanica, la forma del movimento, la sicurezza e l'equilibrio, ovvero il controllo del corpo, la scioltezza, la continuità e l'ampiezza e l'estensione del movimento, la considerazione del cavallo. Il voto di impressione generale riguarderà la presentazione della squadra, ovvero il saluto, l'abbigliamento e il comportamento della squadra e la bardatura del cavallo. Il longer, che faccia corretto uso degli aiuti, abbia contatto e affiatamento con il cavallo, una buona posizione e sia fermo nel circolo. Il voto del cavallo riguarderà la fluidità dell'andatura, l'attenzione, l'obbedienza e il circolo perfetto. Il voto finale verrà dato dalla media dei 4 voti e dalla detrazione delle cadute. Questo sport è suddiviso in varie categorie in base alla difficoltà e alle fasce d'età. Chiudiamo l'appuntamento proponendo il binomio che diventa strumento per l'acquisizione di autonomia e che ha anche una forte valenza in fatto di inclusione sociale. La prossima clip ci racconta proprio l'importanza che può avere il contatto con il cavallo per i ragazzi con disabilità. Vedremo infatti come sia possibile creare una realtà particolare dedicata all'attività educativa e riabilitativa, in cui uomo e cavallo possono collaborare nel rispetto reciproco. L'attività sportiva integrata di Equilandia è rivolta anche a ragazze e ragazzi con gravi disabilità. Grazie all'utilizzo di attrezzature specifiche come il sollevatore a soffitto, selle e redini adattate alle diverse esigenze, si dà la possibilità a tutti di usufruire dei benefici che dà la salita a cavallo. La presenza di istruttori e operatori qualificati garantisce la sicurezza e lo sviluppo di programmi costruiti su misura per ogni ragazzo. I colleghi a quattro zampe, tutti adeguatamente formati e seguiti quotidianamente dagli operatori, completano l'equipe sportiva. Come una qualsiasi pratica sportiva, si possono ottenere benefici di natura fisica, emozionale, comportamentale e cognitiva. Ma diversamente dagli altri sport, il coinvolgimento affettivo con l'animale determina in chi lo pratica un'importante spinta motivazionale.
Eccoci arrivati alla fine di questa sesta puntata. Non mancate l'appuntamento del 25 ottobre, l'ultimo con Chameleon Live. Vi ringraziamo, vi invitiamo a seguirci sui social e a scriverci al nostro indirizzo email benessere del cavallo@wisp.it. Al prossimo appuntamento!